sala sarebbe una grande opportunità per il centro-sinistra e per la città. Ad oggi stiamo discutendo di un'ipotesi, perché giustamente Sala chiede di non dare per scontata la sua presenza, la sua candidatura. Aggiungo che ad oggi, e credo che senza preoccupazione possiamo pensare anche a domani, ci saranno le primarie nel centro-sinistra. Sicuramente Sala può essere un valore aggiunto straordinario per il centro-sinistra. Io non credo che sia possa essere anche il candidato di centrodestra, anche perché io penso che Sala possa fare due cose, che sono le cose che deve fare il centro-sinistra, perché guarda, io non penso che il centro-sinistra ha già vinto a Milano. Credo che dobbiamo fare due cose: uno, valorizzare quello che è stato fatto in questi 5 anni. È stato fatto molto, questa città è stata cambiata, è più moderna, è diventata una città agli occhi del mondo, che ha cambiato pelle, ed è stata sicuramente un pezzo di questo importante, di questo lavoro. Secondo, dobbiamo cominciare a ragionare sul dopo, non solo sul dopo Expo, su come la prossima amministrazione affronterà i grandi problemi che ancora ha Milano. Io penso che le caratteristiche di Beppe Sala corrispondano a un profilo di un candidato che guarda a queste questioni. L'ha detto Beppe Sala stesso, che è evidente che non è la stessa cosa governare Expo, anche se ha governato per 6 mesi una città di 200.000 abitanti giorno per giorno, però non è la stessa cosa, bisogna avere anche un respiro, un'idea, per cui queste cose dovrà mettere in campo e su queste cose poi si dovrà giudicare la sua candidatura e si dovrà giudicare la sua proposta politica. Beppe Sala è stato ed è un manager di grande capacità e di grande valore. Dopodiché non mi pare che nessuno si sia posto il tema di pensarlo come un candidato del centrodestra. È un uomo che ha, come ha detto lo stesso sindaco Giuliano Pisapia, è stato parte integrante della squadra di governo di questi 5 anni e a cui ha dato un contributo fondamentale con Expo. Io continuo a pensare che la città è molto cambiata. Noi siamo impegnati dall'inizio di questa vicenda a confermare e dare continuità all'esperienza del centro-sinistra milanese. Facciamo una verifica se questa coalizione c'è ancora, a prescindere da Sala, ci siano pezzi di centro-sinistra della coalizione, o meglio di sinistra della coalizione attuale, che ormai stanno decidendo di andare altrove. A questo punto dovremmo aprire una discussione. Io non penso che sia possibile riprodurre lo schema romano che nasce da un'emergenza come quella istituzionale che